Signori, a tutti buonasera, amici di Cuneo, anche per voi, come per la nostra Riviera dei Fiori, il tempo è anticiclonico, di quello piuttosto duraturo. Infatti, vediamo subito la cartina attuale. Guardate questo pallone anticiclonico con un massimo sulla Svizzera di 1040 mBa o ectopascal, valori molto elevati, e questo sarà duro da demolire. Le grandi perturbazioni, lo vedete, scorrono dall'Atlantico verso le isole britanniche e poi la Scandinavia. Tutto il Mediterraneo, ovviamente anche il Piemonte, ne è fuori. Quindi, dopo le precipitazioni, meno male che ci sono state, che hanno portato un po' di neve in montagna, un po' di acqua qua sulla nostra riviera, ora ci tocca di nuovo assistere a un momento, che direi siccitoso. Siamo appena all'inizio, però con questi mutamenti climatici in atto, è certo che c'è da pensare che dopo un momento di precipitazioni ne seguono altri in cui per tanto tempo non pioverà. E in questo momento sta iniziando proprio una di queste situazioni. Quindi avrete già capito che da questa sera, domani e fino alla fine della settimana, o al limite anche all'inizio della prossima, quasi un fantameteo, il tempo sarà sereno o poco nuvoloso, talvolta velato, magari di primo mattino un po' di foschia, anche densa, nelle zone pianeggianti. I venti saranno deboli o moderati occidentali. E per quanto riguarda le temperature, quest'oggi culmine in Piazza Galimberti a Cuneo tra 11 e 13 gradi. Domani magari la minima potrà rasentare lo 0 gradi, e la massima in lieve calo intorno a 10 gradi. Poi nei giorni prossimi torneranno un pochino ad aumentare. Attualmente lo zero termico si porterà tra 1800 e 1900 metri, aumenterà domani a 2500 e addirittura dopodomani a 2700 metri. Quindi vedete che anche la massa d'aria diventa vie più temperata. Mi pare che sia tutto, vi ringrazio per l'attenzione e buon anticiclone a tutti.